visto che siamo un consesso di tutte quante donne, a parte siamo diciamo un po' ad altro argomento, diciamo, qual era la vita quotidiana di una ragazza diciamo, sotto i 20 anni, qual è stata la vostra esperienza? Bella, diceva noi prima, quando era scuro si veniva a sta casa, dove, quando si faceva la notte, e non potevi parlare con gli altri, una volta mi ha incontrato con un compagno di scuola. Cioè, in che senso non potevi parlare con gli altri? Spiegati bene. Per lei non come non potevi parlare con gli altri? Cioè, non potevi parlare con i ragazzi. Con i ragazzi? No. Oltre, se, perché eri fidanzata? No, non potevi parlare con nessuno, perché non ti direvano, però non si poteva tutto per dire la sapere. Perché dicevano, se vola la penna, chi la raccoglie? Beh, perché prima ci si veniva la... Se vola la penna? Ma se vola la penna? Non parlavo di ragazzi, la se vola la penna? Beh, mi veniva se si spange la voce. Papà faceva sempre la scena con Mario, quando mi ci tirava a con tre. Una me ne sono fatta cognata, una era la cugina, non potevi neci. Però al cinema ci andavate, questo che sì, perché a mio marito ci faceva al cinema, perché Morelli a 18 anni si è morto il padre e non, a lui non ci piaceva stare in collegio, non ci piaceva di fare negozi, ma non perché chissà che, però invece si è dovuto adeguare. Però al cinema Gino ci piaceva tanto, di nada, io, quasi tutte le sere c'era, poco mio, insomma. Io voglio comprare Franco, quindi al cinema c'è al cinema ci andai, questa capiti sopra. Ma è pure ci va al cinema. Quindi non avendo la televisione, diciamo, c'era una fidanzazione. Ma noi teniamo 20 anni ancora, dovevamo nascondere il nome la sera. A bottoni. Perché la sera non teniamo la televisione, ma la radio. Anzi, che la vista era la radio. La radio era un po' moderna. Però appena cenato tu in quella via e giochiamo a cucù, dicevo allora. Beh, a campana, lo sai che la campana si faceva la campana? Come non lo sai, te corri? A bottoni, ho preso a bottoni a mio padre, quando faceva il salto, tutte le scatolette, diciamo, i bottoni qua sono finiti. Invece ci li prendevamo noi, quando c'era la notte si giocava a fossetta. Era pure il giardino che mangiava dalle maestre vie, giusto dalle maestre vie. Ci sono passata una vita. E le tenevi vicino? Io che ci sono dormita, pensa, Sor Mario mi faceva pure il bagno. Le ne ha firmato la pagella, era la seconda madre. Mamma mia, ci sono entrata, mammoccia, e sono riuscita, il giovedì prima che mi sono sposata, perché dopo le vai andando a mangiare i mammocci, facevo la dottrina, tutte... Eri diventata insegnante, no? No, ma c'ero già insegnante, cioè, no? Scuola materna, loro c'erano la sì. Ma Sor Maria mi sarebbe voluto fare per forza nuova, ce l'ha proprio puntato. E mo dico, ma che ci fosse fatto. Hai fatto dopo, no? Ma chi era con me? Mi facevano sulla badessa. Le moniche erano pure un po' indiscrete, certe volte. Però dalle, diciamo che ecco, per quelle dell'età mia, le suore sono state era un punto di riferimento per tutte le famiglie e per le ragazze. Imparare tante cose, perché imparare le camere. Finite la scuola e mandavano a ricordare. Dovevamo, la moglie, per la prigioniera, per la barriera, l'altalena. C'erano due altalene di legno, una, due persone e una a una. Secondo tutta, si stava in città, teniamo paura di mettersi all'altalena. Diceva, ma se ne mandiamo piano, la mettiamo la guadagna questa cosa, e che la ultima la sentiva per San Francesco. Però è stato un periodo bellissimo. La Vasca dei Pesci. Allora mi faceva questi compiti, secondo la Monica te l'ho fatti bene, io dalla maestra dicevo che erano fatti male, una cosa sai che sono fatto?
ci sono messi tutti i voti, tutti i numeri a occhio, così. Per esempio 10 più 5, ci sono messo 35 per quanto te di a occhio. Qui dalla la Monica, dico, ho finito. Brava, brava, hai fatto bene. Ah, così esce tutta, ma non mangio più dalle Moniche. Perché che ne fa? Guardate, fammi fare i compiti. Non ci sono più.